Carissimi amici iscritti di Gunpassion 95, buongiorno e ben ritrovati nuovamente qui sul canale. Quest'oggi, ancora una volta, un video di unboxing. Un altro unboxing di libri? Non esattamente. Un altro unboxing di munizioni? Assolutamente sì, come potete vedere benissimo dai piattelli che abbiamo qui sul tavolo. Che tipo di munizioni? Ovviamente munizioni calibro 12 prese in stock per il tiro a piattello, come di sicuro avrete capito. Quest'oggi andremo a fare insieme l'unboxing in anteprima di uno stock di cartucce adatte al tiro per lo skeet, che è la specialità che io sto facendo al tiro a volo in questo momento, che sto praticando. E per la prima volta sono cartucce che io non ho mai visto, nel senso le apriremo insieme, analizzeremo a primo impatto il bossolo come è fatto, la cartuccia in sé, e a differenza dai precedenti unboxing che ho fatto di cartucce che avevo precedentemente usato, quindi non erano proprio nuove al mio utilizzo, questa volta sono cartucce che io non ho mai provato, quindi è per tutto e per tutto un unboxing di un prodotto che andremo a vedere insieme per la prima volta. Quest'oggi, voilà, ecco il pacco. Antonioni Sport, i carissimi amici dell'armeria Antonioni di Fano, che ringrazio e saluto, mi hanno venduto questo pacco di cartucce in stock, 250 cartucce, quindi a rigor di logica dovrebbero esserci 10 pacchi contenenti 25 cartucce calibro 12, che, come possiamo vedere dal pacco, se riusciamo, questo lo leviamo, dunque, se riesco a inquadrare bene. Ecco qui, spero riusciate a vedere bene, TT Choose Kit, quindi cartucce, lo dice anche la denominazione, per il tiro allo skeet. Calibro 12, altezza di fondello 70 mm, 24 grammi, piombo 9,5. Il pacco contiene in totale 9,61 kg di prodotto, il numero del lotto, il marchio chip di ispezione delle munizioni e quant'altro. Quindi piombo 9,5, a differenza di quelle che abbiamo visto che sparo di solito piombo 7,5, il piombo 9,5 è un piombo molto molto più fino, adatto allo skeet. Come potete benissimo vedere, il pacco è un pacco fiocchi, quindi presumo si tratti di munizioni fiocchi made in Italy. Oltre al pacco, che praticamente è stampigliato del marchio di fabbrica fiocchi, l'imballatura con lo scotch anch'esso è denominato fiocchi. Quindi andiamo a fare il nostro unboxing. Il pacco si presenta veramente chiuso molto molto bene e soprattutto pesantissimo. Infatti penso di aver preso qua storta a polso, che l'avevo sollevato, però va bene. Allora, andiamo a vedere il nostro unboxing. Fido Victorinox, come sempre. E andiamo a tagliare lo scotch. Voilà. Spero si riesca a vedere bene. Adesso ve le mostrerò per bene. Eccole qui. E voilà, fiocchi TT Sport. Allora abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Come vi dicevo, 10 cartucce, 10 pacchi, scusate, da 25 cartucce l'una. Ne prendiamo una a caso. Riesco a prenderla. Ok. E andiamo a vederla insieme. Il pacco è quello blu, fiocchi TTCU, skit, la denominazione del modello di cartucce. Abbiamo, mi avvicino un po', calibro 12, la lunghezza 70 mm, la carica di 24 grammi di piombo,
il tipo di piombo, quindi 9,5, linea TT e le avvertenze in ogni pacco di cartucce. Andiamolo a vedere insieme. Ecco qui. Mettiamo due qui davanti, spero si riesca a vedere bene. Comunque adesso me la avvicino. Ed ecco qui la nostra cartuccia. Fiocchi TT Judas Kit. 24 grammi. La cartuccia si presenta fatta veramente molto bene. Anche la chiusura stellare non ha imperfezioni in fase di chiusura. L'orlo della plastica della cartuccia non ha assolutamente sbavature né angolature troppo accentuate. Stesso riguarda l'innesco, che sembra essere in sede inserito molto molto bene. E anche il fondello non sembra avere problemi. Metto la telecamera un po' più indietro, così che riusciate a vedere bene tutto il pacco, perché ho paura di aver messo la telecamera troppo avanti e ho paura che non riusciate a vedere bene. E questi sono i nostri pacchi, la nostra scorta di munizioni che piano piano andrò a mangiare letteralmente al tiro a volo per lo skeet. Ho provato varie specialità al tiro a volo con varie tipologie di armi. Avete visto sul canale, ho fatto alcuni video di prova a fuoco con il mio fucile a pompa, l'Escort Time Guard. L'ho provato per la lunghezza cane, ovviamente per il suo utilizzo l'ho provato al percorso caccia, mi sono trovato discretamente bene. L'ho provato anche allo skeet, fino a poche settimane fa l'ho utilizzato allo skeet. Ovviamente il fatto che sia un fucile a pompa limita l'utilizzo al tiro a volo, perché voi capite che la manualità di avere un fucile a pompa che va caricato manualmente allo skeet o comunque a tiro a pettello in pedana non è la stessa cosa che avere un sovrapposto, un semiautomatico. E proprio per questo motivo vi mostrerò una chicca che vi farà molto piacere nei prossimi mesi. Dovrò vedere come organizzare la gestione dei video della pubblicazione. Da qualche tempo a questa parte ho provato lo skeet e ormai da 3-4 mesi sto frequentando in maniera più costante la pedana di skeet piuttosto che quella di fossa olimpica, piuttosto che quella dello sporting, che è il percorso di caccia. Lo skeet mi sta appassionando di più, anche perché è un tiro molto più tecnico, molto più ragionato, richiede una concentrazione maggiore rispetto a quello che può essere un tiro istintivo come la fossa olimpica. Ovviamente tutte queste discipline del tiro a volo sono discipline rispettabilissime, solo che mi sto appassionando semplicemente più allo skeet e ovviamente servono le giuste cartucce, e queste credo che possano fare nettamente al caso mio. Non vado ad aprire la cartuccia ulteriormente perché magari me ne riservo un'altra, ve la mostrerò in un altro video e faremo un video a parte per mostrare la polvere, la quantità e la componentistica. Ci basti sapere, come potete vedere, avete visto 2 minuti fa, che la cartuccia di per sé è veramente fatta bene. Perlomeno in questi 3 pacchi non ho riscontrato, ne prendiamo un'altra giusto per vedere, ma non credo ci siano problemi di... No, assolutamente. Non ci sono problemi di fabbricazione, sbavature, angoli di cartucce troppo alti, niente. Le cartucce perlomeno si presentano così a primo impatto molto molto ben fatte. Non resta che provarle nella pedana di skeet. Bene ragazzi, come potete vedere il video dell'unboxing di queste cartucce è ancora una volta terminato. Io vi rimando al prossimo video, fatemi sapere se vi fanno piacere questa tipologia di video.
tipologia di unboxing in cui magari nel dettaglio ci si organizza meglio e vi mostro la cartuccia di per sé come è fatta. Farò un video a parte, se volete, in cui smonto la cartuccia, andremo a pesare la polvere, andremo a vedere la tipologia dell'innesco e andremo anche a vedere la tipologia di piombo e il suo peso. Quindi fatemi sapere se questa tipologia, ancora una volta, di video vi può piacere e, come al solito, vi rimando al prossimo video di questo mese. Ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi se non l'avete già fatto e commentate. Alla prossima! E ovviamente, grazie per la visione, ragazzi.